In questo tutorial ci poniamo i seguenti obiettivi: sapere riconoscere quando due resistenze sono in serie, sapere calcolare la resistenza equivalente della serie, sapere calcolare la corrente che interessa la serie quando collegata ad un generatore di tensione, sapere calcolare la tensione su ogni resistore e scrivere le espressioni facilissime per calcolare la tensione su ogni resistore, le espressioni che vengono chiamate come quelle del partitore di tensione. Consideriamo questo circuito formato da un generatore V con B e due resistenze R1 ed R2. L'affermazione è che R1 ed R2 siano in serie. Infatti, in azzurro vediamo qual è la circolazione della corrente. La corrente generata dal generatore, dalla batteria V con B, circola nel circuito entrando prima in R1, uscendo da R1 e rientrando subito in R2. L'uscita di R2 viene riportata alla batteria. In queste condizioni si dice che due resistori sono in serie. Quando due resistori sono in serie, la stessa corrente generata dalla batteria interesserà entrambi i resistori, cioè la stessa corrente in ogni punto del circuito. Scriviamo quindi adesso il valore della resistenza equivalente vista dal generatore, che è, diciamo, l'espressione che possiamo sempre usare nel caso di resistori in parallelo. Vale a dire, quando due resistori R1 ed R2 sono in serie, il generatore V con B vedrà questa serie come un'unica resistenza il cui valore è dato dalla somma di R1 e di R2. Quindi resistenza equivalente uguale R1 più R2. Una volta appurato questo, noi possiamo sostituire ad R1 ed R2 la loro resistenza equivalente, R equivalente, e calcolare con la legge di Ohm la corrente I erogata dalla batteria, e quindi scrivere molto semplicemente I uguale V con B, la tensione della batteria, su R equivalente, ovvero V con B su R1 più R2. Facciamo un esempio con i valori numerici. Se R1 è uguale 100 Ohm, R2 è uguale 400 Ohm, V con B uguale 10 V, allora avremo I uguale V con B su R1 più R2, l'abbiamo già detto poco fa, uguale I 10 V diviso 100 più 400 Ohm, significa fare 10 diviso 500. 0 fa 0,02 ampere, ovvero moltiplicato per 1000, 20 milliampere. Andiamo adesso a calcolare il valore delle tensioni sui resistori R1, la tensione la chiamiamo V1, e la tensione sul resistore R2 la chiamiamo V con 2. Ricordiamo che la corrente I, indicata sul circuito con le freccette azzurre, è la stessa in ogni punto del circuito. Quindi, per semplice applicazione della legge di Ohm su R1, ricaviamo V con 1 uguale I per R1 e analogamente V con 2 uguale I per R2. Ricordiamoci che il valore di I lo sappiamo calcolare, lo abbiamo fatto un minuto fa con la slide precedente. È facile notare come V1 più V con 2 sia uguale a V con B. Dal punto di vista fisico questo è abbastanza intuitivo, lo dimostreremo poi quando faremo i principi di Kirchhoff. Comunque è chiaro che se noi tra questi due punti, cioè tra i capi della batteria, abbiamo giustamente la tensione della batteria V con B, se questa tensione è applicata alla serie, questi morsetti coincidono, questo morsetto coincide con questo, allora è chiaro che la tensione sulle due resistenze in serie complessivamente deve essere uguale alla tensione della batteria, e quindi la seguente V con 1 più V con 2 uguale V con B, che è poi un altro modo di dire che la tensione della batteria si ripartisce, si divide su R1
e su R2, in modo tale che la loro somma comunque debba fare sempre il totale. Siamo così arrivati alla fine a dimostrare le formulette del partitore di tensione, quindi ricordando che I è uguale a V con B su R1 più R2. Dalle precedenti, cioè V con 1 è uguale a I per R1, quindi vediamo V con B diviso R1 più R2, che è la I per R1, l'abbiamo organizzata diversamente dal punto di vista compositivo perché abbiamo messo R1 al numeratore di questa frazione, e V con 2 uguale V con B per R2 su R1 più R2. Quindi, giusto per ricordarcelo, possiamo dire che la tensione su un resistore, in questo caso il resistore numero 2, la ricaviamo applicando questa formuletta dove al numeratore c'è R2, mentre nel caso della resistenza R1, della tensione su R1, della tensione V con 1 su R1, al numeratore ci sarà R1. Per il resto, le due espressioni sono identiche.